Allora, salve a tutti, io sono Bianchi Gabriele, del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Toscana, accanto a me c'è Andrea Liberati, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Umbria. Siamo qui per parlare del progetto Mediatruria, dopo l'esito del tavolo tecnico, ecco qua un documento che è assolutamente campato in aria perché proprio all'interno si definisce che questa è una fase preliminare, non ci sono dati certi per andare avanti poi con questo progetto, si è fatto una cosa così campata in aria e si vuole fare questa mega estrazione che si chiama Medio Etruria dal costo di circa 40 milioni di euro. A noi ci sembra che sia esattamente come il progetto Medio Padana, che già ne prendiamo i risultati. La Medio Padana a Reggio Emilia nel preventivo del 2002 comportava una spesa di 38,8 milioni di euro senza il parcheggio. L'8 giugno del 2013, all'inaugurazione, i soldi spesi erano 79 milioni di euro, escluso il parcheggio. I lavori sono ancora in corso. Anche a Reggio Emilia c'erano grandi proclami, arriverà gente da tutta l'Emilia, da Modena, da Parma, da Bologna, migliaia e migliaia di utenti a settimana, rappresenta il segno dell'Italia che ce la fa, questo mi ricorda qualcuno. Insomma, ad oggi, in realtà del 2014, i viaggiatori giornalieri sono 1.500, su ogni treno c'è una media di 48 persone, e il pavimento fatto addirittura di sianpietrini, ci sono meno di 20 passeggeri su due binari. L'architetto Calatrava, che era il progettista, ha fatto una bella stazione monumentale, ma non ci dimentichiamo che il New York Times ha detto che le infrastrutture monumentali per i trasporti non vengono giudicate per la bellezza, ma per la relativa efficacia. Quindi noi ci opponiamo assolutamente a questa opera e mandiamo soprattutto ai cittadini la possibilità di decidere cosa vogliono sul loro territorio, fra l'altro anche debole a livello idrogeologico. Lascio la parola a Andrea Liberati. E anche noi, come Movimento 5 Stelle dell'Umbria, ci opponiamo recisamente a questa ipotesi, perché non ha senso logico né tecnico. Sia Rigutino che Farneta, che Ponticelli, rappresentano un vero nonsenso. Perché? Perché per gli Umbri comunque occorrerà percorrere dai 50 ai 70 km, anche su gomma, per poi connettersi all'alta velocità, quando è stato visto con un nostro progetto dei nostri deputati del Movimento 5 Stelle che un collegamento diretto con Milano da Perugia sarebbe possibile anche oggi, via Arezzo ovviamente, diretto in poco più di 3 ore. Allora non c'è nessun risparmio, anzi c'è una dispersione di inquinanti in atmosfera, ma non è solo questo. C'è sostanzialmente una ferrovia che è scomoda per gli umbri. Allora qual è il senso di una regione Umbria che è totalmente appiattita su quella toscana che sarà appiattita ovviamente sugli interessi di altri? Chi sono? Chi c'è dietro? I cementieri, gli affaristi della politica? Noi ci siamo stufati, è il riflesso della vecchia politica. Non ha senso, bisogna spendere questi soldi per un servizio pendolare di qualità, sia a favore dei toscani che degli umbri. Oggi è indecente quello che accade ai pendolari. Sotto il profilo della sicurezza, sotto il profilo del servizio in sé, d'inverno, d'estate, riscaldamento, ci sono problemi enormi e noi continuiamo a spendere su opere monumentali che non sono assolutamente la priorità, perché peraltro comporterebbero per Orvieto e per Chiusi l'allungamento dei tempi di percorrenza, perché sarebbero slacciate dalla direttissima e quindi si torna indietro di 40 anni. Noi diciamo basta, il Movimento 5 Stelle della Toscana e dell'Umbria è unito nell'opporsi fermamente a questa opera.